Bene, salve a tutti da parte di Antonio Romano. Quest'oggi ospita, indovina chi viene in radio, una persona veramente importante per tante persone che soffrono, un medico, un grande professionista, il dottor Alfredo Bucciro, che è primario di neurochirurgia di Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Salve dottore, benvenuto qui a Radio Amore, anche se ci siamo già sentiti in precedenza. Buonasera a lei. Innanzitutto volevo dirle questo, io sono stato particolarmente toccato, anche noi ci conosciamo, anche perché lei ha avuto e ha tuttora in cura il mio figlioletto radiofonico Daniele, sono stato toccato quando sentivo parlare tra le persone presenti lì a Castel Volturno una signora e disse: il dottore Bucciro è un po' come Padre Pio, fa i miracoli. Questa cosa mi ha colpito tantissimo perché effettivamente poi mi sono incuriosito. E sono andato un attimino a verificare che i motivi per cui l'hanno accoppiata a Padre Pio e ho scoperto cose interessanti. Un calvario al contrario, nel senso che invece di vedere le persone che da qui vanno altrove per farsi curare, nel caso suo abbiamo persone che da altrove vengono qui a farsi curare da lei. E allora, qual è il segreto? Ecco, voglio dire che il segreto poi non è della sua fama, che ormai voglio dire ha travalicato sicuramente i confini del casertano, del napoletano e anche della Campania. Premetto che i miracoli sono ben altro, sono tutt'altra cosa. Noi facciamo quello che la scienza medica e chirurgica ci consente di fare e non andiamo oltre. Il tutto sta nell'essere oculati nelle indicazioni dell'intervento chirurgico, essere prudenti per quello che c'è bisogno nel corso degli interventi chirurgici e poi seguire bene l'ammalato dopo l'intervento. Ma ripeto, i miracoli sono tutt'altra cosa e non fanno parte della scienza medica e siccome io seguo la scienza medica, non fanno parte del mio armamentario professionale. Si sta attrezzando, ecco, per consentirmi la battuta. Intanto voglio dire un'altra cosa, anzi le faccio questa domanda da profano. La neurochirurgia è una branca, diciamo, piuttosto recente perché precedentemente era all'interno dell'ortopedia, giusta questa mia osservazione? No, ha iniziato la neurochirurgia all'interno della neurologia e Ah, ecco. poi, come dire, si è espansa da sola e ha preso qualche cosa dall'ortopedia per quanto riguarda la colonna vertebrale, ma è nata come una costola della neurologia. Bene, e per quanto riguarda invece, la sua attività di primario, lei è da un bel po', da più di 20 anni, che è primario a Castel Volturno, proprio quando è nata, la neurochirurgia, appunto, al Pineta Grande, giusto? Sì, la neurochirurgia è nata con me 23 anni fa a Pineta Grande. Benissimo. E parliamo un attimino di neurochirurgia in generale, perché credo di poter dire che vi sono alcune malattie di una frequenza tale che ognuno, diciamo, nella vita almeno una volta ha dovuto fare ricorso a un neurochirurgo. E parliamo di scoliosi e di artrosi cervicale, no? Che specialmente per quest'ultimo caso, tutte le cose che noi sentiamo a voce era l'artrosi cervicale. Ecco, diciamo un attimino che cosa sono queste due, diciamo, malattie così diffuse, la scoliosi e l'artrosi cervicale, e le cure che oggi, diciamo, voi praticate. Sì, l'artrosi cervicale è una patologia che investe qualsiasi individuo nel corso dell'età adulta e più si va avanti con gli anni, più l'artrosi diventa un qualche cosa di più importante. In alcuni individui può dare solamente il classico dolore cervicale, a volte l'impotenza a muovere il collo, ma nulla di più. In altri individui, per fatti genetici, per fatti professionali, per fatti posturali, può dare invece un qualche cosa di più importante, cioè il coinvolgimento del midollo spinale e dei nervi. E in questi casi si inizia con un trattamento conservativo, farmaci, fisioterapia, e invece quando la situazione non regredisce, si deve pensare e poi si agisce con l'intervento chirurgico.
La scoliosi invece è un qualcosa di molto più complesso perché è legato sia a fenomeni congeniti, perché esiste la scoliosi idiopatica dell'infanzia che nasce con l'individuo e poi si sviluppa progressivamente. E poi esiste la scoliosi degenerativa dell'adulto che è un qualcosa di più complesso perché è legato a fattori più complessi e fattori multipli. Anche in questo caso si inizia con la riabilitazione, con la fisioterapia, con una corretta postura, però quando la situazione non recede e quindi la deformità e poi ci sono fenomeni legati al dolore, legati all'impotenza funzionale della colonna e con le scoliosi più importanti si può arrivare anche a fenomeni che portano a insufficienza cardiaca e respiratoria, quindi prima di arrivare a questo bisogna intervenire chirurgicamente e qua l'intervento è molto più complesso. A proposito di complessità, chiaramente nella branca neurochirurgica poi vi sono, come dire, le cose più importanti, anche più serie, cioè le patologie neoplastiche e quelle vertebro-midollari. Ecco, in questo caso, voglio dire, lei ha dato prova negli anni di grande perizia e di grande capacità, diciamo, su voglio dire, patologie di grande complessità. I tumori del cervello e i tumori del midollo spinale certamente non sono una passeggiata per chi opera, non sono una passeggiata per chi opera e ovviamente non sono una passeggiata per chi li subisce, il malato che deve subire l'intervento. Certo, bisogna essere attrezzati sia da un punto di vista delle capacità personali. E quindi bisogna sempre di più approfondire, sempre di più essere perito nella tecnica chirurgica, ma bisogna anche essere attrezzati per quanto riguarda la organizzazione ospedaliera. Quindi esistono degli apparecchi che ci consentono di aggredire meglio il tumore, ci consentono di monitorare le condizioni del paziente e poi c'è bisogno anche poi di tutto quello che sia nel post-operatorio, la riabilitazione, il nursing del paziente. Tornando al discorso di prima, per quanto riguarda le apparecchiature, per quanto riguarda il cervello, adesso si utilizza molto spesso un tipo particolare di aspiratore che si chiama aspiratore ad ultrasuoni, che ci consente di aspirare il tumore e di non ledere il tessuto circostante, di non creare danni importanti. Allo stesso tempo è importante monitorare le condizioni del paziente e noi utilizziamo i cosiddetti potenziali evocati. È uno studio delle funzioni motorie e sensitive del cervello e delle vie midollari che ci consentono nel corso dell'intervento di capire se stiamo creando dei danni oppure se stiamo facendo bene. Lei ha scritto un libro 2 anni fa, ricordo la presentazione, era Il raghi del lombare dell'adulto, un paio d'anni fa l'ha scritto, se non ricordo male. Ha qualcosa in cantiere oppure per il momento è fermo da un punto di vista della scrittura? No, in cantiere c'è sempre qualche cosa, voglio dire, ci sto pensando e già sto mettendo da parte qualche cosa, però scrivere un libro non è facile perché toglie un po' di tempo o all'attività professionale ospedaliera o può togliere qualche cosa anche alla vita familiare, perché devi trovare il tempo e gli spazi adatti per poter essere tranquillo e scrivere come si deve. Ma scrivere è stato sempre un mio hobby e non nego che ci sto pensando di impegnarmi in una nuova avventura del genere. Benissimo, le auguriamo buon lavoro in tal senso. Facevo un pensiero, non vale solo per lei, ma per tutti i medici che hanno deciso di dare il loro impegno per la collettività. Quanto è importante la ricerca? Quanto sono importanti i fondi per la ricerca, dottore? Allora, io faccio il chirurgo, quindi non mi interesso specificatamente di ricerca, però la chirurgia senza una ricerca alle spalle, la ricerca, vede, per quanto riguarda la ricerca nella biologia, per esempio la biologia dei tumori, che ci dà sempre più conoscenze, guarda nuove strumentazioni,
Dicevo, quindi la chirurgia senza ricerca alle spalle non serve a niente, rimane stabile nel tempo e non dà quello che i pazienti meritano per il trattamento delle patologie. Per quanto concerne i fondi, questo diventa poi un problema politico e che deve investire i nostri amministratori. Ma anche i privati potrebbero, volendo, Ma guardi, a Pineta Grande, che è una struttura privata accreditata, si sta facendo ricerca. Io mi sto impegnando per quanto riguarda la ricerca in determinate situazioni, per quanto concerne sia il trattamento delle scoliosi, e sia per quanto riguarda, che questo poi è il mio pallino, lo studio dell'efficacia delle cellule staminali, soprattutto nei pazienti mielolesi. Questo è un grande campo che richiede tempo e richiede fondi. Pineta Grande, dove io lavoro, ovviamente non si sta tirando indietro da questo punto di vista, ma il cammino è lungo. Pineta Grande ha anche una prospettiva grande, oltre che la Pineta, perché in effetti chi viene lì si rende conto dalle strutture, al di là di qualche, diciamo, come dire, intervento esterno, insomma, che Pineta Grande vuole e deve crescere, anche perché, voglio dire, la sua importanza è cresciuta in maniera esponenziale, per cui è giusto e doveroso che possa diventare uno degli ospedali accreditati più importanti del meridione, insomma, visto il valore dei medici che vi operano. Ecco, in tal senso cosa ci può dire? E che è in cantiere l'ampliamento della struttura, l'ampliamento dei posti letto, e quindi ci coinvolge anche da un punto di vista operativo, nel senso che noi ci stiamo impegnando per dare sempre di più da un punto di vista della qualità e della quantità chirurgica. Ovviamente Pineta Grande non è solamente chirurgia, esiste un'ottima medicina interna e un'ottima cardiologia. Quindi, voglio dire, copriamo ad ampio spettro tutte le patologie che riguardano, diciamo così, lo spettro umano. Non abbiamo la pediatria, ma abbiamo un nido, e quindi, oltre, diciamo così, le patologie pediatriche, affrontiamo tutte le patologie di interesse chirurgico dell'adulto: la cardiochirurgica, la neurochirurgica, l'ortopedica, la chirurgia generale, poi la vascolare, la toracica. Siamo bene attrezzati. Bene, l'augurio è che possa crescere sempre di più questa struttura, che è tra le poche strutture, mi sento di poter dire, di avere molte, molte, molte referenze di tipo positivo. E quando le referenze vengono dalla gente, significa che realmente si opera bene, le pare? Sono d'accordo con lei e mi fa piacere sentire, e lo dico senza timore di smentite e senza ipocrisia, che tanti miei colleghi di altre branche sono apprezzati dall'utenza, il che significa che si lavora bene e ci si mette in condizioni di lavorare bene. Aggiungerei anche un rapporto umano importante, perché il paziente ha bisogno anche di sentirsi, non dico coccolato, ma comunque pensato, ecco, per usare questo termine. Ma guardi, noi quando facciamo le riunioni con il nostro presidente, il dottore Schiavone, da tanto tempo, da sempre, ovviamente ci ha sempre parlato di Pineta Grande come un'azienda, ma ha sempre detto che il nostro primo obiettivo è il paziente. Quindi, come dire, il fatto economico è, come dire, importante, perché è un'azienda e bisogna gestirla come un'azienda. Ma essendo medici, lui ci ha sempre detto, questo è un fatto incontrovertibile che ricorderò sempre, ci ha sempre detto: voi siete medici e innanzitutto dovete curare il rapporto col paziente. Per quanto riguarda questa pandemia, che in che modo sta riflettendosi sulla vostra attività in generale, diciamo questo? La gente ha anche paura di venire negli ospedali. Questo è vero, perché gli ospedali vengono considerati fonti di infezione di coronavirus, non so fino a che punto. In verità,
noi continuiamo a lavorare, siamo disponibili nei riguardi dell'utenza. Io ho l'orgoglio di dire che dalla riapertura, dal 4-5 maggio, quando abbiamo riaperto la nostra attività ambulatoriale e chirurgica, io e i miei colleghi non ci siamo mai fermati, tranne quei pochi giorni nel corso del periodo estivo. Abbiamo continuato a operare anche nel periodo natalizio, quindi non ci siamo mai fermati. Noi siamo medici, siamo chirurghi e abbiamo continuato a lavorare e dare la nostra assistenza a chi ce lo chiedeva. Questa è una bella cosa, io sono orgoglioso di questo, sono orgoglioso del fatto, proprio personalmente a questo punto mi consenta di dirlo, Ma certo. che non ho fermato la mia attività. Ripeto, tranne due, per quanto mi concerne, 2 settimane nel periodo centrale di agosto, io ho sempre continuato ad operare e chi mi chiedeva di prestare assistenza l'ho continuato a fare, non in campo Covid, ma per quello che mi riguardava. Lui prima ha accennato al rapporto medico-famiglia, nel caso suo preciso, ecco, come riesce a conciliare i suoi molteplici impegni con la famiglia. Sappiamo bene che nell'attività di un medico coscienzioso non esiste sabato, domenica e festivi. Ecco, ha una moglie, voglio dire, intelligente, ha dei figli comprensivi, oppure ha problemi in tal senso. No, guardi, io ho mia moglie che è una donna eccezionale perché ha sposato la mia professione da quando ci siamo fidanzati addirittura. C'ho una figlia che è il mio orgoglio perché è iscritta al terzo anno di medicina e quindi comincia a capire anche lei quali sono i problemi, le difficoltà, ma anche le belle cose e le soddisfazioni che riguardano un medico. Il ragazzo di 15 anni probabilmente come dire, è più un pallino di mia moglie che potrebbe diventare medico anche lui, faremmo una famiglia di medici e quindi per quanto mi concerne, ripeto, sono ben accetto nella mia famiglia e la mia professione, anche se dà tutta una serie di problemi, di pensieri, non mi dà pensiero per poter affrontare la mia attività. Questo, io sono, ripeto, sono molte volte 10-12 ore in ospedale, no, non faccio neanche una telefonata a casa perché so che a casa è tutto tranquillo e mia moglie riesce a gestire bene la situazione. Questa è una bella cosa. È certamente che è una bella cosa. Adesso per chiudere questa intervista, lei è anche, diciamo, medico fiduciario della società Calcio Napoli, ne abbiamo tanti tifosi che ci seguono con attenzione. Dalla sua osservazione sono passati proprio recentemente Ospina, che è un portiere vecchio stile, diciamo, quelli che erano i mezzi matti andavano a porta e quindi questi butt, come si dice a Napoli, capo e noce do gol, mentre ha avuto anche Osimhen, che è stato vittima di una caduta rovinosa, insomma, con la nuca a Sì. terra. Che cosa ci può dire in tal senso? Vabbè, Ospina è tornato, come dire, a essere il portiere acrobatico e coraggioso di sempre. Quindi la botta che ha avuto non è stato, come dire, un qualche cosa che l'ha limitato nella sua professione. Quindi era un grande portiere e ha continuato a essere un grande portiere. Osimhen, diciamo così, stiamo facendo le ultime valutazioni, la prossima sarà venerdì prossimo e se è tutto bene come crediamo, gli daremo il via libera per poter tornare. Già si sta allenando per poter tornare a lavorare, So che a lui tornare a giocare. certo, so che lui scalpitava, voleva già giocare col Sì, Benevento, però. voglio dire, è un ragazzo molto responsabile e capisce che ha un ruolo importante per quello che è stato valutato e quindi vorrebbe dare di più. L'abbiamo dovuto fermare perché veramente vorrebbe già giocare, ma noi come medici dobbiamo capire che ci sono dei tempi tecnici, biologici di recupero, ma tornerà in campo certamente. L'ultima è una domanda un pochettino maliziosa, che potrà anche rispondermi svigolando o non mi risponde, però gliela faccio lo stesso. Tutti questi infortuni nel Napoli che non hanno uguali in altre squadre, c'è qualche problema? No, 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 guardi, allora io credo che adesso parlo da tifoso, diciamo così, e in parte anche da medico.
Per quanto riguarda, la maggior parte sono infortuni da trauma, come è successo a Osimhen, per esempio, ma sì, anche gli infortuni muscolari sono dovuti al fatto che questi ragazzi giocano ogni 3 giorni e giocano in condizioni ambientali non favorevoli, la sera, con la pioggia, con grande umidità, e che non consente poi, come dire, un'attività muscolare perfetta, e non consentono poi questi tempi così stretti dei recuperi ottimali. Io credo che i preparatori, sia per quanto riguarda lo staff medico del Napoli, sono di primissimo livello. Secondo me gli infortuni non hanno nulla a che vedere con le qualità e con le capacità dello staff, dei preparatori e dei medici. Perché se uno si stira, poi il medico deve mettere poi in condizioni il giocatore nei tempi biologici per poter rientrare in campo. No, io credo che se lei va a vedere, ci sono infortuni in tutte le squadre, ci sono problemi traumatici in tutte le squadre, e il Napoli non è da meno. Adesso questi ragazzi stanno giocando, ripeto, ogni 3 giorni, stanno giocando molto spesso di sera, molto spesso con la pioggia, con una grande umidità, e questo non va bene ai loro muscoli e alle articolazioni. Non credo altro. E lo dico con tutto, come dire, in piena capacità di intendere politica. Bene, questo farà piacere a chi ci ascolta, no, ai tifosi del Napoli. Io da tifoso faccio una considerazione forse che non sarà condivisa da altri tifosi. Per una parte è meglio che siamo usciti fuori dalla Coppa Europea, perlomeno hanno dei tempi più lunghi per poter recuperare. Sì, ma guardi, io penso che entro un paio di settimane rientreranno quasi tutti. Il Napoli avrà l'organico al completo. E ci potremmo godere questi giovani anche da un punto di vista dello spettacolo, perché il Napoli sicuramente si riprenderà, sta a 3 punti dalla Champions, quindi voglio dire, non è che siamo lontani da un traguardo che è auspicabile. Ce la giocheremo fino in fondo. Dottore Piccero, grazie di essere stato qui con noi. Grazie. Io a lei. Ho trovato un'intervista veramente gradevole, come sempre, è una persona per bene, preparata e seria. Ad averne tanti di Alfredo Bucciero sarebbe un vantaggio per tutti. Grazie, grazie dottore, alla prossima, arrivederci. Arrivederci.